amici, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Teleacras e a tutti coloro che amano il nostro programma Vocal Talent. Benvenuti alla 11ª puntata dei Provini. Oggi si può dire che siamo quasi alla fine, verso la metà di la fine di novembre iniziamo di nuovo con i riascolti, quindi oggi è l'ultima puntata in cui ascoltiamo diciamo le persone nuove, ecco, andiamoci diversamente. A giudicare con me oggi i 18 concorrenti di Vocal Talent, alla mia destra il ormai conosciutissimo e famosissimo Francesco Buzzurro, musicista tutto agrigentino. Avremo modo di parlare con lui all'interno del nostro programma. E alla mia sinistra non poteva mancare, ormai il famosissimo, Marco Savatteri, compositore e regista teatrale. Ciao a tutti. Ricordiamo che al nostro Vocal Talent, oltre che una gara canora, all'interno del Vocal Talent ci saranno la realizzazione di 3 musical con la regia appunto di Marco Savatteri. E quindi un altro applauso per i miei 2 splendidi giurati. Allora auguro in bocca al lupo ai nostri aspiranti concorrenti del programma Vocal Talent, e non mi resta altro che da dire, ormai la formula la conosciamo un po' tutti, quindi dico la parola magica: signore e signori, signore! E vai, bello, mi è piaciuto. E si parte con una ragazza, lei è Silvia Torrisi di Giarre, ha 11 anni, sulla X, amore? Benissimo, ciao, sei stanca? No? Ti stai divertendo? Quindi anche l'inizio di Vocal Talent è divertente, lo diciamo anche per le persone da casa, eh? Sì. Allora, cosa canti? Grande, grande, grande. Grande, grande, grande. Parlaci un pochino di te prima di cantare. Allora, io mi presento, sono... Sì, ti presenti, dici il tuo nome e cognome, guarda, quella è la telecamera. Sono Torrisi Silvia e ho 11 anni. Questa sera canto Grande, grande, grande di Mina. Perché canti? Perché canti? Cosa c'è nel canto? Quando hai capito che quella era la tua passione? Da quando sei piccola? Sì. Sì. Ok, va bene, allora sentiamoti in Grande, grande, grande. In bocca al lupo. Sono come piace a te.
sguardo triste. Sei spaventata. Non è molto convinta. Perché questo sguardo triste? Hai finito di cantare e hai avuto un'espressione come per dire uffa, ho cantato male. Mm? È vero o no? Non lo so. Questa è una mia impressione, Poi non lo so. Può essere. Sei un po' timida? Sì. Mm. Allora, Francesco. Timida non lo puoi essere, perché questo è un mestiere non adatto ai timidi, nel senso che quando ti trovi davanti a un pubblico, questa tua timidezza la devi trasformare e farla diventare la tua vera forza, il modo con cui tu puoi comunicare le tue emozioni al pubblico che ti sta davanti. Io vedo che c'è una buona musicalità in te, sicuramente, però è chiaro che ancora la tua giovane età, la tua tenera età, ci fa comprendere che è importante seguire un iter di studio ben preciso, quindi frequentare delle scuole di canto, studiare musica, eventualmente studiare anche uno strumento musicale, perché sappiamo bene che un cantante che oltre a cantare sa suonare anche uno strumento ha un'arma in più per poter diventare autore delle proprie canzoni. Quindi ci sono delle buone potenzialità, mi raccomando, studi e vai avanti. Studi tu? Canto intanto? Studi? No. Ah, tutto quello che abbiamo sentito è tuo? Sì. Mm. Mi fai un pezzettino di Maledetta Primavera? Sì. A cappella, ma proprio un pezzettino piccolino? Senza musica, sì. Voglia di stringerti poi, vino bianco e fiori vecchie canzoni, e si rideva di noi, che imbroglio era. Maledetta primavera, che fretta c'era, lo sappiamo io e te. Brava, va bene, ok. Marco? Quanti anni hai, scusa? 11. 11 anni. No, è brava, una musicalità concordo in pieno col maestro Buzzurro. Grazie. Come esercitazione ti consiglio di scandire di più, di articolare di più le parole quando canti. Prova ad esercitarti magari prima di cantare, leggendo il testo, articolando molto, in modo che puoi scandire le parole bene, ti aiuta anche, no, per cantare. Facciamo capire che cosa significa l'articolazione di un pezzo, facciamo proprio la voglia, voglia di stringerti e poi inizialo a declamare così, con la stessa intonazione, che fretta c'era, maledetta primavera, ok? Okay. Mm? E magari davanti a uno specchio, sì. Per i timidi funziona, Va bene, grazie. Ciao, grazie. Ciao amore. Ciao, ciao. E andiamo con un'altra femminuccia. Lei è Alice Fiumarelli. Che bella. Alice, presentati tu, dai. Ormai sei qui, presentati. Sono Alice, ho 12 anni e vengo da Palermo. Da Palermo. Sì. Cosa fai nella vita? Parlate di voi, ragazzi, non vi conosco. Sono quindi... in terza media. Mi piace ballare, cantare. Mm. Sei fidanzata? No. No. Ti piace studiare? Non molto. Non molto. No. Salutiamo la tua insegnante. Chi è l'insegnante quella che temi di più in assoluto? Beh, ce ne sono molto, ma non mi va di dirlo perché forse mi vedono. Sì, sicuramente. Quella è la telecamera, quindi saluta tutta la tua scuola. Come si chiama la tua scuola? Giovanni Falcone. Volevo salutare la mia migliore amica Roberta, Martina, Noemi e il mio compagno di banco Christopher. Ok, va bene. Allora, ciao Martina, ciao Christopher, giusto? Ok. Va bene, cosa canti? Insieme di Mina. Va bene. Oppure, scusami un secondo, hai portato solo questa come base? No, avevo pure New York, però mi ero bassata di più su questa. Va bene, ok, cantaci allora Insieme di Mina. Okay. Vada per te. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che canti tu con un gesto sui miei. Un'ora da ieri, i pensieri tuoi, eppure adesso siamo. Timo? E proviamo a rifarla. Mm? Stai attenta all'attacco. Io non ti conosco,
io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Un problema della base. Forse parte dopo la prima. Parte dopo sì, la prima sì, battuta, parte allora. Subito dopo la prima. Sì, sì. A casa tutto a posto? Oppure abbiamo un problema noi in regia? Non lo capisco. Magari vuole provare l'altra, vuole... Mandiamo l'altra base, forse. Ma, sì, mandiamo un'altra base? Quando lo facevo a casa, facevo subito dopo il coro, però qua non mi viene molto bene. Subito dopo il coro? Iniziamo a cantare. Proviamo dopo la prima battuta, vediamo se sì, io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo sai, c'ha due occhi blu che sono la fine del mondo, amore. Eri emozionata? Moltissimo. Moltissimo, si vede, si è visto. Tu studi canto? No, non l'ho mai fatto, faccio solo il coro della chiesa. Anche quello è uno studio, non è che... È una buona base di partenza. E Francesco, cosa possiamo consigliare a questa ragazza? Io vorrei che passasse un'idea da questa trasmissione. L'idea che la musica è una cosa molto seria, è un'arte e come tale va trattata. Nel senso che la nostra naturale predisposizione a cantare, fin quando questa la teniamo a uso e consumo di appunto luoghi come la chiesa, gli oratori, oppure le feste tra amici, o situazioni abbastanza normali, no, per tutti, va bene comportarsi, cantare nella maniera che ci viene più istintiva, più naturale.
quando cominciamo a salire su un palcoscenico e ci troviamo di fronte a un pubblico, dobbiamo considerare che quello che stiamo facendo è molto molto serio e molto importante, per cui dobbiamo preparare la nostra esibizione, il nostro eventuale concerto, prepararlo in tutti i dettagli, quindi fare una bella scaletta, vedere bene le tonalità di ogni brano che dobbiamo andare a cantare, abituarsi a lavorare sulla base per un certo lasso di tempo, così che possiamo interiorizzarla e assimilarla il meglio possibile, chiaro? Quindi vorrei che passasse questo, e cioè che la prossima volta che tu salirai su un palco, dovrai essere assolutamente cosciente e sicura del fatto tuo, quantomeno di riuscire a portare la tua performance dall'inizio alla fine senza intoppi, senza interruzioni. Non so se capisci cosa voglio dire. È una cosa bella che ti ha detto, perché serve anche a me quello che ha detto, non serve solo a te. Molto spesso, anch'io, diciamo, quando vado su un palcoscenico, prendiamo un po' alla leggera le cose, sai, anche studiare la base. Prima ancora di studiare il testo, prima ancora di scegliere una canzone, cioè veramente di farla e di ascoltare bene la base. Quella è una canzone difficilissima comunque, amore, non dipende da te, cioè, assolutamente, è una canzone molto difficile. Esatto, avventurarsi nell'interpretazione di Mina è una cosa molto coraggiosa. Sei molto bella, hai due occhi meravigliosi, hai una vita davanti, se ami questo mestiere, diciamo, perché è un mestiere, studia. E il consiglio che lui ti ha dato, portalo nel cuore, perché è una cosa bella che ti ha detto, perché è veramente così, bisogna fare così. Okay. Sei contenta? Sì. No? Sicuro? Sì. Siamo stati cattivi? No. 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 Mi raccomando. Tu? Avrà tutto il tempo per prendere la giusta consapevolezza, quindi sei sulla strada giusta. Giusto. Sì, sei sulla strada giusta però, eh? Continua a studiare, e trovate un bravo insegnante e ci rivedremo, dai. Ok? In bocca al lupo. Ciao, amore. La telefonata. Pronto? Chi parla? Vocal Talent, amore. Ciao. Ciao, tesoro. Lei, facciamo un applauso a Isabella Biuso, talent scout ufficiale del programma Io Canto di Canale 5. E diciamolo pure, la mia fatina della musica? Ma come vuoi. Sì, la mia fatina. Allora, niente, noi siamo qui negli studi televisivi di Teleacras. Oggi sono gli ultimi provini che noi facciamo per i ragazzi, poi passeremo al riascolto. E il riascolto lo facciamo insieme, come già lo sapevi. Sei nel programma, a gennaio insieme a noi, mi auguro. Perché Io Canto finisce, giusto? E Io Canto chissà. Ancora? È sempre un punto interrogativo, ci abbiamo preso così gusto. Lo so, è stato allungato di altre 2 settimane, lo possiamo dire adesso ufficialmente? Sì, adesso si può dire ufficialmente. Ufficialmente, sì. L'ha detto anche Jerry Scotti durante la trasmissione. Oddio, non ha detto date, quindi non ha dato una fine precisa della trasmissione. Io voglio approfittare... di questo momento anche per dire a tutti i telespettatori che ci stanno guardando da casa che dopo gennaio, dopo il Vocal Talent, giusto, iniziamo a fare le selezioni per Io Canto insieme a Isabella Biuso, giusto? Dico bene? Certo, dici benissimo. Le date ancora non le possiamo stabilire perché la signorina Fatina della musica è troppo impegnata, però ci ha promesso che dopo gennaio, all'inizio di febbraio, giusto metà febbraio, iniziamo con alcune tappe agrigentine e poi andiamo un po' in giro per la Sicilia. Dico bene? Dici benissimo e diciamo che in giro si sente già che qualcuno sta facendo qualcosa, ma non sono le audizioni vere e proprie nostre, quelle che facciamo noi con Canale 5. Sono persone che magari stanno facendo altre cose e invitano con questa idea di fare audizioni anche loro, ma insomma... Lo spieghiamo a Marco e anche a Francesco. Io accanto a me ho 2 giurati d'eccezione oggi, 2 grandissimi musicisti. Alla mia destra c'è Francesco Buzzurro, Isabella Biuso. Ciao Isabella. Poi ti faccio sentire il suo CD, che è bravissimo. E Marco Savateri, regista teatrale che tu conosci ormai. Ciao Isabella, ciao Marco, salve. Come stai? Tutto bene, tu come stai?
E io benissimo oggi. Ti aspettiamo presto allora. Sì, volevo spiegare a Marco un po' quello che è successo. Praticamente ci sono delle persone, giusto Isabella, com'era? Uh-huh. Che si sono spacciati, cioè persone che hanno detto che c'era Isabella Biuso per fare i provini e lei giustamente non ne sa niente. Quindi sti poveri genitori che portano i figli nei posti dove indicano loro su Facebook dicono che c'è la sua presenza, invece poi non c'è. E invece non c'è, non ci sono, perché a parte che non ne so niente, ma comunque insomma io giro per i fatti miei, nel senso che non mi abbino a un'associazione che fa delle cose a scopo di lucro. Ecco. Comunque Isabella, per fare ciò, che cosa possono fare i telespettatori che ci guardano da casa? Di contattarti nella tua pagina? Sì, nella mia pagina di Facebook. Naturalmente possono anche contattare te eventualmente per prendere contatti con me, è chiaro. E poi daremo le date dove poter venire per fare queste audizioni gratuite. Va bene, ok Isabella. Niente, io volevo farti sentire una ragazza, che dici? Ma sì. Stai con noi? Certo. Sei dalla regia, ma così vedi un po', stai anche con noi. Ricordiamo che lei è stata con noi le prime due puntate, poi purtroppo per motivi di lavoro non è presente fisicamente, ma spiritualmente ci sei sempre. Va sempre. Bene? Ok, allora regia, mi mandi per favore la base? È il turno di Alessia Mancino. Lei viene da Palermo. Ha 16 anni, 15 Buonasera anni, e canta una canzone meravigliosa di Albano. Di Albano, Nel sole. Isabella, tu che dici? Ti piace? Ci vuole un po' di sole. Ci vuole un po' di sole, va bene. Vai Alessia, okay. In bocca al lupo. Quando il sole
Allora, un secondino solo, io vorrei farti fare dei brani a cappella, mm-hmm. Però Francesco, lo dici tu quello che mi hai detto poco fa? Che... Finalmente un sorriso. Ecco. Ecco, questo intendevo dire. Cioè, la tua interpretazione è molto, molto bella dal punto di vista tecnico, c'è cioè la padronanza del mezzo vocale, eccetera, però mi è sembrato... il tutto dinamicamente molto uguale dall'inizio alla fine, cioè non ho visto dei momenti di grande esplosione, di grande coinvolgimento anche dentro di te, dentro te stessa, cioè quantomeno non traspariva dalla tua interpretazione un coinvolgimento del cuore, un coinvolgimento emotivo in quello che tu stavi facendo, era tutto molto, molto nordico, diciamo molto freddo, glaciale, ecco, questo voglio dire. Non che il brano non sia andato bene, il brano è andato benissimo. No, no, però, anche tecnicamente, ecco, non abbiamo riscontrato dei problemi. Nessun giusto? Problema. Non, è solo a livello... Di comunicazione. Ecco. Di esternazione. Quindi, dei propri sentimenti interiori. Dopo questo consiglio, vediamo che cosa arriva dopo, con il brano Calore. Vai, a cappella. Voglio vedere cosa succede se molli la presa e mi lasci cadere. Voglio capire cosa sarebbe oltre alle nuvole quando si cade. Voglio calore sulla mia pelle, voglio le fiamme, sì, voglio scintille, voglio calore. Messaggio d'amore. Voglio darti un messaggio d'amore di poche parole, il segreto nascosto di un cuore che sa. Ho capito che forse l'errore non sei stato tu, e con tutta la forza che ho dentro ti voglio di più. Ho ascoltato il rumore, il silenzio, parlare nel tempo. Ho sognato il tuo viso e i tuoi occhi, sorridermi un po'. Quanta nostalgia tu. Marco vuole dire qualcosa, sì. Indubbiamente hai una bellissima presenza scenica, hai scelto oggi un look molto aggressivo. Forse questo look, questa presenza scenica, la tua potenza vocale, la tua risorsa musicale, non trova un corrispettivo nell'interpretazione, nella presenza a livello di sguardo, ma con sguardo intendiamo quello che può arrivare prima che possa fulminare la telecamera, se vogliamo essere televisivi, ma se vogliamo anche essere, come suggeriva il maestro Buzzurro, onesti nel momento in cui si sale su un palcoscenico, una consapevolezza, una personalità che permetta di esprimere, di comunicare. Io, se posso darti un consiglio, stare con un microfono su un palcoscenico non è certo facile, sicuramente subentra un certo imbarazzo. L'imbarazzo spesso nella musica leggera lo si combatte assecondando il ritmo con le gambe, e avviene questo famoso dondolarsi che tutti facciamo, l'hai fatto anche adesso sul brano a cappella. Se tu, ad esempio, ti piantassi per un attimo a terra immaginando di mettere radici su quel palco, sicuramente acquisiresti più forza, più energia per poter concentrarti anziché disperdere questa energia già in questo movimento che ti fa ondeggiare, ok? E questa concentrazione potrebbe essere l'inizio per costruire una personalità e una comunicazione più viva, più infiammata.
Guardando anche la telecamera, tu la devi sbranare la telecamera, non deve essere lei che deve sbranare te. Cosa c'è? Ah, Isabella, dimmi! No, pensavo che fosse la regia per un attimo, che mi stesse prendendo in giro, non lo so. Allora, Isabella, tu non la puoi vedere. Ma io avete sbranamento della telecamera. Ah sì, ma è così, perché sono comunque quella... sono d'accordo con quello che ha detto Marco, in effetti il dondolio sul palco distoglie molto dalla forza che ci metti, dalla carica che ci metti nella canzone, quindi sicuramente ha detto delle grandi cose, anche l'altro maestro Buzzurro penso che abbia dato degli ottimi consigli. Sì, sì, ma io oggi sono, infatti io parlo il meno possibile perché sono due colonne della musica, quindi è meglio che sto zitta. Mi trovano d'accordo con loro. Va bene. Se non ho visto, però la ragazza non l'ho vista io. È molto secondo bella. Secondo me deve essere davvero una gran bella ragazza perché... appunto dire che si discostava molto la voce dal fisico. No, ma poi c'ha un look che è la fine del mondo. Con un look che è la fine del mondo. Hai presente Loredana Bertè? Ho presente. Il pezzo indicato per questo look è Non sono una signora, secondo me. Un look tatangeliano quasi. Tatangeliano. Comunque significa che ha della grinta questa ragazza che deve buttare fuori comunque anche con la voce. Ah, ma c'ha una bella voce, su questo non ci piove. Senza sì, dubbio. Sì, sicuramente. Va bene. Secondo me può fare qualcosa. Va bene, Isabella, consiglio da dare a tutti i bambini che partecipano. Un consiglio, mantenetevi semplici e chiaramente con la semplicità si arriva molto in là, non costruitevi molto. C'è una bambina, lei si chiama Maria Chiara Messina, ti voleva salutare. Ah, ciao Maria Chiara, forse ci siamo visti da qualche parte. Sì, sì. È vero? Sì. Quindi io ti auguro di essere presa al Vocal Talent, così magari ci rivediamo più in là, ok? Ok. Va bene. Un in bocca al lupo. Un in bocca al lupo a tutti allora. A tutti. Anche a te, so che partirai. Sì, stasera parto a mezzanotte, stavolta prendo il treno perché c'è troppa nebbia in giro. E infatti l'auto non è molto indicata. Io non salgo questa volta, proprio per questo motivo, c'è freddo, amo la mia Sicilia. Attenzione, io invece adesso sai che faccio? Cosa? Vado a dare un'occhiata allo Zecchino d'Oro. Ah! Va bene. Quindi oggi c'è lo Zecchino d'Oro, quindi... Va bene, ok. Ci sono tre amici autori in trasmissione che hanno tre canzoni loro, quindi vado a dare una sbirciatina. Bene, bene, controlla tutto, mi raccomando. Va bene. Okay. Ci dobbiamo salutare, Isabella. Purtroppo non siamo a casa nostra, non siamo nel nostro salotto. Lo so, mi dispiace. Va bene, un bacione allora. Un applauso dal pubblico di Vocal Talent per te. Grazie. Un abbraccio a tutti. Con questa base è il saluto della nostra regia per te. Va bene, ciao Isabella. Ciao Michela, ciao a tutti. Ciao Isabella. Ciao. L'hanno tagliata, la regia. Va bene, Sonia, giusto dico? Alessia, perdonami. Allora Alessia, va bene, bella, brava... Ti faremo sapere, va bene? Un bacio, brava, brava. Ciao. Ciao. Va bene, regia. Vi piace Alessia, regia? Ok, è il turno di Sonia Minardi. Ciao Sonia. Buonasera. Hai 30 secondi sulla X, presentati, dici tutto di te, anche il privato, quello che non si può sapere. Tanto qua non ci sente nessuno, vai. Vabbè. Allora, mi chiamo Sonia, vengo da Palermo, ho 24 anni. Non studio. No, non è un purtroppo. No, per me è un purtroppo, perché non, diciamo che non ho avuto le possibilità per poterlo fare, troppo impegnato, ho dovuto lavorare, quindi non... Però stasera sono qua e voglio provarci, perché comunque penso che rispetto ad altre persone che comunque hanno studiato, non credo che io abbia qualcosa in meno. C'hai carattere. Sono sincera. Oh, questo è carattere, questo è carattere, va bene. Speriamo che adesso vada bene, perché poi... Ti lingiamo. Le aspettative sono alte adesso. No, ma che ben vengano gente così, cioè voglio dire, poi ci sono quelli che dicono, ah no, io non voglio cantare.
parlare, io sono timida, poi... Invece no, c'è un termine, non lo posso dire, come mi piacciono le donne, però non lo posso dire, poi te lo dico in privato. Va bene, cosa canti? E io verrò un giorno là, di Patti Pravo. E io verrò un giorno là. Io questa canzone non la conoscevo. Hai visto quante cose faccio a Vocal Talent? Fammi sentire questa canzone, dai! Perché è stato un errore. Io son qua e ti sento, sento ancora che ci sei. Ma è troppo strano questa illusione di ciò che ho perso e che vorrei. La mia ferita che cos'è? Aiutami a capire, proprio tu che sei l'amore, ma anche l'ombra del dolore dentro me. Ed io verrò un giorno là, ci daremo la mano, poi mai più ti lascerò. E proprio io abbia spento il tuo sorriso nel silenzio di una colpa che non riesco a perdonare. L'immenso vuoto che hai lasciato il mio corpo non può colmare, perché l'eterno è così grande e non la puoi contenere. Ed io verrò un giorno là, ci daremo la mano, poi mai più ti lascerò. Voleremo davvero e resta qua, stringiti a me, non lasciarmi mai sola. Ho paura che senza te non vivrò più davvero. Brava, innanzitutto brava, perché mi è piaciuto molto il modo con cui hai interpretato, si vedeva che sentivi molto il pezzo e questo arriva immediatamente. Cioè, dopo le prime note si vede se chi canta è realmente coinvolto, è dentro la musica. Devo dire che il fatto che, di cui si parlava poco fa, di studiare o di non studiare, si vede che manca un pochino di tecnica. Un pochino di tecnica manca anche perché lo si vede anche dalla scelta della tonalità del brano.
cosa che dicevo anche la volta scorsa ad altri ragazzi, dobbiamo sempre assicurarci che la tonalità del brano che scegliamo sia perfettamente coerente con la nostra estensione, con il nostro registro. E io vedo che nelle parti in cui scendeva molto il brano, specialmente nelle parti nel registro grave, nel registro basso, c'era qualche problemino per scandire bene sia le note che il testo. Quindi suggerirei maggiore cura nella scelta della tonalità del brano. Per il resto devo dire che la presenza c'è ed è anche scenicamente va bene per quello che mi riguarda. E sicuramente l'espressività, l'interpretazione. Lavorerei sulla tecnica, cioè mi dedicherei veramente a quello studio di cui si parlava poco fa. Quello di cui ho bisogno, comunque la ringrazio per... Proprio perché abbiamo sentito queste tue note basse, adesso vorrei sentire una nota alta, la voce del silenzio. A cappella, velocemente. Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ma ci sono cose in un silenzio che non mi abbandona mai. Ed ho capito troppe cose che credevo morte ormai. Vorrei una voce che ho tanto amato dal mare del silenzio, se come un ombre l'ora dei miei occhi. E lì ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai ripetendo il posto che non c'è. Lo sai perché? Perché sono partita troppo... No, la tonalità era giusta, perché questo è un brano che io canto e la tonalità è giusta. E il tuo problema è proprio... studiare tecnica non vuol dire soltanto studiare, no, vuol dire questo, cioè studiare tecnica vuol dire avere la posizione giusta anche delle labbra e degli zigomi. Quando tu hai fatto quell'acuto, il labbro superiore era talmente basso che non poteva uscire fuori quella nota che tu volevi, quindi dovevi metterci molta più aria. Allora in questo caso non ce la fai con il respiro. Ma se tu provi a fare la nota alta alzando gli zigomi come se ci fosse un sorriso e alzando anche leggermente il labbro superiore e non incupirlo così, vorrei, tutto così hai fatto tu, vorrei, invece vorrei, ci va da solo il suono là. Questa è la tecnica di cui parlavamo noi, ma non che tu non abbia una bella voce, ecco. Sicuramente la voce è bella, certo. Quindi mi prometti che studi? Sì. Ma per me stessa, tu? Devo studiare perché comunque è una passione. Ma si vede, la passionalità si vede, cioè, capito? Ed è un peccato questo. Sei brava, bella. Marco? Te lo dice uno che spesso si è crogiolato sull'essere autodidatta. E studia perché hai un grande talento e deve diventare la forza catalizzatrice che ti porta poi a migliorare. Non devi cullarti, non devi lasciarti andare, quindi rovinare, sprecare questo talento, anche perché hai un'ottima presenza scenica. Come diceva il maestro Buzzurro, dalle prime note si sente che hai personalità e che sei dentro il brano che interpreti. Quindi migliora la respirazione costodiaframmatica, trova le posizioni giuste, gli armonici giusti e riuscirai a prendere tutte le note, anche quelle che adesso ti sembrano difficili, nel modo migliore. Brava, lo comunque. Lo farò, sicuramente, grazie. Ci piace. Vai, ci piace. Salve. Ciao.